No, no, prego. Una volta scelto un doppiatore per quel personaggio, resta sempre per lo stesso attore, lo stesso doppiatore anche questo magari, non è proprio così, non è sempre così. Capita, sì, per carità, capita di doppiare a volte lo stesso attore per parecchie volte, diciamo così, però può anche capitare di no, insomma, perché le società di doppiaggio sono tantissime purtroppo. Per cui un film una volta va da uno, una volta va dall'altra e magari quelli in quel momento hanno un'idea diversa, insomma, per cui può succedere benissimo che lo stesso attore sia doppiato da 3-4 doppiatori diversi, può succedere anche questo, succede anzi. No, L'attore americano, l'attore straniero. È rarissimo che succeda questo. Qualche volta è successo, ma sono casi proprio rari, rari, rari. No, diciamo. com'è una giornata tipo quando si lavora al doppiaggio? Cioè il famoso discorso delle persone normali, mi alzo alle 6, alle 7 del mattino, vado là, Sì, timbro l'ufficio, è proprio così. Sono gli orari alle 6, alle 7 del mattino, dipende poi se hai figli, se non hai figli, devi preparare anche loro per tardi all'arrivo, a scuola, dove sia, e alle 9 trovarti in sala. I turni infatti sono 3 turni al giorno in pratica, vanno dalle 9 a mezzogiorno, dalle 1:30 alle 4 e mezzo, dalle 4 e mezzo alle 7 e mezzo. A volte c'è anche la E sera. qualche volta c'è il quarto turno famoso che comincia alle 7 e mezzo e finisce alle 10 e mezzo, ci sono turni di 3 Quando ci sono delle cose di urgenza, delle cose insomma, complicate o da rifare, o da, insomma. ore. Certo, non ogni giorno, ma non capita di fare ogni giorno 3 turni, ma insomma può capitare anche questo, sì, ogni tanto capita. Viene fatto, diciamo, lunedì, venerdì, lunedì, sabato, anche la domenica. Di solito no, di solito sarebbero 5 giorni alla settimana, però qualche volta capita di lavorare anche il sabato e addirittura la domenica, quando ci sono delle consegne particolarmente urgenti, abbiamo lavorato anche di domenica. E nell'arco della giornata non sempre fai la stessa cosa, cioè il primo Ah, turno non è certo. detto che sia la stessa lavorazione del terzo o del secondo. Ti può capitare di fare, non so, mattina un 3 cose cartone, diverse, sì, pomeriggio certo. all'una e mezza un film e alle 4:30 un documentario, un telefilm, sono totalmente diverse. Quindi voi correte anche, tra virgolette, scusate, Com'è? scusate, Prego, prego. correte anche, tra virgolette, il rischio, magari la mattina sto con la testa e con la voce a fare un determinato personaggio, poi magari attacco il pomeriggio con un cartone animato e devo completamente cambiare, Sì, per poi magari la sera farne un'altra cosa. certo, capita proprio questo, sì. Tra l'altro, proprio di recente è capitato con Laura Romano, che è stata ospite a Torino con Massimo Rossi. E Massimo Rossi era lì ospite perché è uno dei doppiatori della serie cartoni animati di Gundam, ma comunque è il doppiatore di Kiefer Sutherland nella serie 24. E siccome Massimo Rossi è fanatico di questa serie, gli piace molto il ruolo, si va a scaricare su internet gli episodi in inglese per vederli prima. E ha saputo che ci sarebbe stata Katie Sackhoff, cioè l'attrice che ha fatto Cara Tracy in Galactica, e quindi si è subito informato: ah, ma tu doppi in Galactica? Allora vediamo. Di fatti, adesso doppia anche 24. Avevo una domanda per il signor Penne. Prima ha detto che per uno stesso attore può succedere che i doppiatori cambiano, eccetera, eccetera, da film a film. Ma a me è rimasto qui, perché sono appassionato anche di Ritorno al Futuro, che credo molti qui, noi di fantascienza, siano appassionati, come mai cambiare lo stesso personaggio, quindi non lo stesso attore, fra Ferruccio Amendola e lei dal primo al secondo e terzo film? Proprio per quello che dicevo prima, può capitare. Dunque, lì la storia è stata veramente, lì devo dire la verità, c'è stato un provino. Non so perché, evidentemente non lo so, forse non volevano più Ferruccio, può darsi, non lo so. Fatto sta che hanno fatto un provino per la seconda, per il secondo film. E quello l'ho vinto io, allora dopo sono rimasto, insomma, voglio dire. Mi faccia una frase di Doc al volo. Marty! Non me le ricordo, però Grande sì, la gioco, grande soprannome. gioco! Martì, Martì! E un'ultima cosa, se posso.
rispetto all'epoca, oggi c'è internet, ci sono gruppi di appassionati che scrivono sui forum e quant'altro, ma incidono davvero, incide davvero questa volontà? Potrebbe incidere nella scelta dei doppiatori? Ad esempio, noi per un film negli ultimi anni, Transformer, non so se molti lo conosceranno, è stato chiesto in Italia di utilizzare il doppiatore che nel cartone animato aveva doppiato un personaggio. E ovviamente questo non è successo. Quindi è possibile che veramente l'utenza possa avere un suo valore, oppure è un percorso che non c'entra niente? Dipende, può succedere anche, sì, però normalmente non succede. Ecco. Normalmente non... Ci mettiamo il cuore in palla. Credo proprio che sia come dice Dario, perché guardiamo ad esempio i cartoni animati di South Park, prima ci lavorava Dario su quel cartone, certo. E c'era anche Roberto Gammino, tutti i forumisti dicono ma noi rivogliamo Roberto Gammino che fa il personaggio. Appunto, perché lì è proprio quello che dicevo prima, è successo che prima lo faceva una società. Esatto, e ora una società di Torino. Poi è andato in un'altra società e ovviamente ha cambiato tutto. No? Invece, proprio riguardo a questa serie, siete riusciti a mantenere tutto quanto, cioè ovvero la produzione, cioè come vi siete trovati proprio con il datore di lavoro, visto che spesso so che siete un po' maltrattati, oddio, diciamo. Con Galattica? Sì, esatto. No, lì per fortuna, bene, molto bene con il direttore. Il nostro collega, molto bravo, Elio Giammonto, con cui si lavora molto bene, eccetera. E lì non ci sono stati cambi, non solo uno dall'inizio, sempre uno. Solo uno, perché purtroppo quello che dobbiamo ha fatto non è mancato. Quando succede una cosa così, lì, in quel caso lì è obbligatorio. Sì, per me è stato particolarmente emozionante, perché però io sono di Torino ed sono arrivata a Roma 6 o 7 anni fa, ed è stata una delle prime, cioè sono andata da Zammuto e lui mi ha dato fiducia, forse il primo direttore che mi ha dato fiducia e mi ha dato questo personaggio, devo ringraziarlo qua, mi ha fatto molto piacere. Poi oggi sono straemozionata perché ho conosciuto anche lei in persona, è la prima volta che mi capita di conoscere un'attrice che ho doppiato ed è bello. E lei era emozionata uguale? Sì. Perché comunque la cosa bella dell'Italia è che noi abbiamo degli attori che doppiano degli attori, mentre all'estero spesso usano semplicemente persone che leggono, quindi inflessione zero, cioè freddo, distaccato. Se qualcuno vede Supercar in tedesco sa cosa intendo dire. Beh sì, infatti è vero, in questo senso in Italia per fortuna insomma, il doppiaggio è fatto normalmente bene. Ci sono state anche voci italiane che hanno reso un servizio all'attore originale pazzesco. A volte sì, anche sì. Non piaccia la vostra voce o qualcosa del genere? Ma può darsi che sia anche capitato, sì, può succedere anche questo. Come... No, ecco, non ufficialmente, magari poi trovano altre scuse, non so, questo può essere. Io volevo chiedere, tutto tra... Tutti e tre abbiamo visto, ci avete detto che non avete il tempo di studiare o almeno conoscere bene il personaggio. Quindi praticamente durante la serie, mentre andate avanti, imparate a conoscerlo pian piano come noi, lo spettatore, questo processo.